Facciamo un passo indietro negli anni. Fino a poco più di un centinaio di anni fa l'Italia era divisa in decine di piccoli stati e province con culture e tradizioni molto diverse tra loro e radicate nel tempo. L'ambiente molto differente da nord a sud e favorito da sole e venti ha prodotto una cultura del cibo variegata e caratterizzata da un altissimo fattore di biodiversità. Da queste differenze sono nate tante aziende agricole di piccole dimensioni con prodotti molto diversi tra loro e realizzati secondo la cura e la tradizione del territorio in cui lavoravano. La creatività degli italiani ha contribuito infine a esaltare il sapore e a valorizzare gli ingredienti di per sé molto semplici, creando un modello di cucina unico in tutto il mondo e facilmente replicabile a casa propria. La cucina francese spopolava a New York e tuttora è la grande gastronomia francese considerata la gastronomia di riferimento. C'è un dato storico, tu parlavi prima della differenza, perché la cucina francese nasce dalle restaurant. Quando? Rivoluzione francese, ghigliottina, Maria Antonietta, i nobili. Cosa succede? Che tutti i nobili avevano un cuoco di professione e questo cuoco di professione scende in strada, si trova senza lavoro e apre il restaurant, ma era un cuoco professionista. Invece la ristorazione italiana nasce nelle case delle nostre nonne, delle nostre mamme, che poi scendono e aprono l'osteria. E questa è la grande differenza. Quindi la cucina italiana, il successo di Italy New York sta nella storia della gastronomia italiana, no? Non sta nella nostra bravura, sta nell'aver proposto questo. Una cucina easy, smart, replicabile e che poi da un punto di vista nutrizionale fa anche bene, perché siamo la patria dell'olio extravergine, non la patria del burro. Dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO.